Ho salvato Samantha. Ma hai buttato nella merda la tua migliore Io amica. Da 3 settimane che con Rosalinda lei fa la sua vita ma e mi ha detto gioco amicizia amicizia, questo dico, è okay, un gioco. Però l'unica roba che ti dico è non mi fare a me, dato che me le hai fatte, non mi fare mai più una morale sull'amicizia perché non ne sai meno di niente. Ma che cosa, Samantha non è un'amica per me? Sì, ma Rosalinda è ieri sera l'amo, sono innamorata, cioè le hai dichiarato amore 2 ore fa. Allora se lei era con Andrea o era con Samantha, okay, avrei scelto lei, ma ovviamente. Tu puoi fare quello che vuoi. Detto questo, non mi fare più a me le morali sull'amicizia come mi hai fatto con Maria Teresa. Perché non le accetto. Tanto mi più. Detesti che sacrifichi un'amica. Pensa un po' come sei, dai. No, non penso che te la meriti la finale, è tutto qui. Ah, beh. Infatti andrò a casa io. Quindi vai a sacrificare la tua detto, amica. Rosalinda. Cioè, pensa dove arrivi. Pensa dove arrivi. Cioè, non merito la finale. Preferisco altri. Grande fratello VIP, io ve lo avevo detto che la scelta di Dajani avrebbe fatto chiaramente discutere in casa, ma anche fuori, perché anche a noi ha colto assolutamente di sorpresa. Cioè, ma Dajani io l'ho difesa per 5-6 mesi, non so manco quanto, ma con questa sera con me ha chiuso. È il tradimento più vergognoso che io abbia mai visto in un reality. Questa è pazza, pensa che dice che è innamorata. Ma che però innamorata? C'è un senso. Ma è una cosa però orribile. Come ti dicevo ma durante la pubblicità, c'è un senso in questo anche perché questo. Perché c'è un senso? C'è un senso, è la follia. C'è un senso perché il Dajani è molto capace a stare dentro a questo meccanismo dei reality, perché lei vuole eliminare e se ne frega dell'amicizia e dell'amore con Rosalinda. Ma è reality, vuole eliminare quelle più forti, è normale. Reality, e la Orlando o anche la stessa Rosalinda.